Questa è la tana mobile, il furgone su cui viviamo tutte le nostre avventure a tartufi, e oggi lo utilizziamo per trasportare la ghiaia. Bella Kate, introduciamo bella. Anche te alla preparazione della festa. Grazie mille per l'aiuto. Allora, Camilla è andata perché c'è delle commissioni da fare, però sto aspettando la Kate, che è la ragazza con cui abbiamo caricato la ghiaia, e un suo amico che arrivano e mi aiutano a scaricarla. Nel frattempo io faccio un piccolo aperitivo. Andiamo a Rene. Gli eroi del giorno. Vai, scherzavo. Nico e Kate sono venuti a darmi una mano a spaccarsi la schiena a trasportare la ghiaia. No, spaccate via, raga, se sono troppo pesanti. No, ce la facciamo, devo solo capire la quadra. Con tutti gli uomini forzuti che seguono l'imboscata, ci voleva la Kate per portare giù i secchioni di ghiaia. Tadan! Guardate qui che spettacolo, è appena passata Silvia, una signora gentilissima che abita nel paese limitrofo, e mi ha portato un po' di limoni del suo albero e le uova delle galline della sua vicina di casa. Beh, l'autosussistenza consiste anche nel saper accettare i doni, soprattutto se sono di qualità. Grazie mille. Niente raga, sono arrivati i rinforzi, anche Marco da un paese qua limitrofo è venuto a darci una mano e... è la forza lavoro di cui avevamo bisogno, evidentemente. E niente ragazzi, spero che le immagini che avete visto vi bastino, perché oggi non ho le forze per argomentare il video. I preparativi per la festa dello scambio dei saperi continuano. Oggi ho conosciuto Marco, Nico, è venuta la Kate e ovviamente Camilla, che ormai penso consideriate una presenza fissa dell'imboscata. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo portato la ghiaia, pacciamato, sistemato il sentiero e tanti altri piccoli lavori. Sono eternamente grato a tutti loro per l'aiuto che mi stanno fornendo nei preparativi per questa festa. Oggi però sono veramente KO, per cui mi cucino i piselli che mi ha regalato ieri Marco e vi saluto qui perché non ho nemmeno le forze per chiudere il video. Noi ci vediamo domani. Ciao! E stasera servono come minimo due cipolle. Vediamo. Una, due e tre.